Ultimo libro da parte del centro di ricerca Alfredo Galmozzi di Crema, tratta degli immigrati cremaschi dall'Ottocento a oggi. È stato presentato al Teatro San Domenico. Vediamo. 22 libri in circa 15 anni di attività. Il centro di ricerca Alfredo Galmozzi in questi tre lustri ha analizzato, studiato e riportato a galla centinaia di storie e di documenti riguardanti la storia cremasca e con il libro numero 22 dal titolo Speriamo di farsi una fortuna ha iniziato ad affrontare le storie degli immigrati cremaschi dall'Ottocento ad oggi. La pubblicazione è stata presentata sul palcoscenico del Teatro San Domenico di Crema, una pubblicazione di quasi 500 pagine che è costata due anni di lavoro da parte di un gruppo di studiosi cremaschi. È toccato al presidente del centro di ricerca, Felice Lo Popolo, accompagnato dal sindaco Bruno Brutto dal presidente del consiglio comunale Antonio Agazzi e dal vicepresidente della Fondazione San Domenico, per il secondo anno a fianco del centro cremasco, Giammario Donida, introdurre la presentazione al pubblico. Due ore di immersione nei ricordi che si sono srotolati con le immagini di Agostino Zetti, le letture di Fiorenzo Agnesi e Graziella della Giovanna e la musica di Gio Bressanelli e del gruppo spontaneo di musica popolare di San Bernardino.